Auditorium sì, auditorium no, struttura permanente o temporanea, ma ormai ci siamo. Conto alla rovescia per l'inaugurazione dell'auditorium di Renzo Piano, ribattezzato poi auditorium del Parco della Città dell'Aquila. Il 7 ottobre l'orchestra Mozart, diretta dal maestro Claudio Abbato, aprirà a un pubblico ristretto le porte del nuovo auditorium con un concerto straordinario alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. La struttura, che ora impera nel Parco del Castello, è stata il pomo della discordia già durante le scorse elezioni amministrative, sia per l'inizio dei lavori proprio a ridosso delle votazioni, sia per la sua ubicazione e il mancato coinvolgimento popolare. Un ricorso al TAR, un esposto alla Corte dei Conti, un sit-in cittadino, insomma nulla è stato risparmiato a quest'opera. E a una settimana dal grande evento non finiscono i dissapori. Un concerto per pochi eletti, quello del pomeriggio, causa le restrizioni dovute alla presenza del presidente Napolitano. Un concerto per gli aquilani, quello della mattina, che si dovranno accontentare di assistere alla prova generale previa prenotazione, o al grande concerto del pomeriggio nella piazza antistante l'auditorium, ma solo attraverso un maxischermo, sperando che non piova. C'è spazio per le autorità e rappresentanze istituzionali, ma non per gli aquilani e nemmeno per i parenti delle vittime del terremoto, fa notare Ettore Di Cesare di Appello per l'Aquila. Se fossi stato sindaco io, no? Avrei fatto una scelta diciamo semplice e, se mi permette, controcorrente, no? Io all'inaugurazione di quell'auditorium, proprio perché è il simbolo della rinascita della città, non vorrei mai vedere una sfilata di autorità, ma fatti salvi i posti riservati allo staff del Presidente della Repubblica che sarà presente, no? L'amministrazione dovrà essere rappresentata solo dal sindaco, assessori e consiglieri no, le altre istituzioni solo da una persona, e si dia per una volta la priorità ai parenti delle vittime, per una volta il primo segno della rinascita di una città che sia vissuto innanzitutto e prioritariamente dai parenti delle vittime. Non è possibile che la sfilata di autorità, generali, vescovi, e assessori e consiglieri tolga spazio ai parenti delle vittime.